Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Learning Factory, un gioco davvero molto particolare che mi è difficile descrivere in poche parole. In sintesi riprende quello che offre già un gioco come Factorio, come Dyson Sphere Program, ma con un tema un pochino più divertente, cioè comprendere i gatti. Si basa sul machine learning che onestamente non ho ben chiaro che cosa sia. Dovrebbe essere quell'autoapprendimento che ti consente di rendere le cose più efficienti, però il gioco è abbastanza particolare, quindi lo andiamo a provare. Vi dico subito, perché so che qualcuno non guarderà il video fino a questo minutino insomma di video, ma lo chiederà subito nei commenti, perché lo gioco in inglese, è in italiano, ma su Steam c'è in italiano, perché lo gioco in inglese, perché la traduzione è assolutamente imbarazzante. Semplicemente per questo, è una traduzione community, ma in realtà è una traduzione fatta con Google Translator, e essendoci anche nomi di oggetti è difficile. Ci troviamo su Marte. Vabbè, che cosa vuoi? Voglio solo conoscere me stesso. Questo è fuori di testa, questo gioco, lo capirete. Si comincia. Questa pila di spazzature è tutto quello che rimane del grande Cotswold Learning Factory. È stato costruito quando l'era dell'Unione per studiare i gatti era in corso, insomma, ma ora è desolato, in desolazione. La sola cosa che sembra funzionare è lo store. Puoi smettere di leggere la nota e iniziare a esplorare. Ok, vedete che noi camminiamo, siamo questo bambino pixeloso, veramente carino, e davanti a noi c'è qualcosa che non comprendiamo a pieno. Cioè, praticamente ci troviamo di fronte a qualcosa di distrutto che andiamo assolutamente a demolire col tasto destro, recuperando del legname. In giro abbiamo delle palle, diciamo dei gomitoli, e abbiamo una generazione di gatti che sta già iniziando a produrre. Quello che dobbiamo fare ora è riuscire a trovare del metallo. Quindi in questo caso dobbiamo andare a tagliare un po' di alberi, trovare del metallo in giro, in modo da ottenere i primi oggetti. Quello che possiamo raccogliere lo si raccoglie col tasto sinistro, quello che invece dobbiamo raccogliere insomma scavando, quindi non raccogliendo semplicemente da terra, con il tasto destro tenendolo premuto. Stiamo raccogliendo del metallo, ce ne servirà davvero tanto per andare avanti, e si dovranno produrre sempre più cose utili ai gatti. In pratica si va dal semplice giochino con un gomitolo insomma fino a cose un pochino più elaborate, fino al cibo. E adesso vi faccio vedere, vi spiego un attimino in che cosa consiste il gioco, perché qua abbiamo anche del cotone. Allora, alla base di tutto c'è questa produzione di gomitoli. Adesso il cavo in fibra ottica qui lo seguiremo dopo, vi spiegherò dopo che cosa serve. I gatti, intanto vedete che i gatti continuano, i gatti entrano in questo store, che è lo store a 1 euro, quindi non abbiamo modo di selezionare i prezzi. È un prezzo fisso, è come uno di quei negozi che vendono tutto a 1 euro, no? Il gatto entra, chiede un gomitolo, finito. Il robottino gli dice finito, questo ne chiede 4. E sono tutti cattivi, rispondono con la faccina che c'è anche su WhatsApp del gatto triste, del gatto arrabbiato. Quello che dobbiamo fare è premere il tasto E e produrre il transporter. Perché il transporter? Perché il transporter, una volta che ce lo fa, ce lo mette qui, vedete che possiamo poi, ne faccio un altro, ruotarlo col tasto R, ma in realtà lo piazziamo qui e inizierà a lavorare per noi. Ora dobbiamo seguire il cavo ottico e scavare la sfinge. Quindi vabbè, questo è un inizio un po', lo definirei quasi trash insomma, però qua dice che cliccando col destro possiamo raccogliere la sfinge, ma a noi non interessa la sfinge, ma dobbiamo scavarla. Quindi premo col tasto destro, sì, no, in realtà è giusto, abbiamo scavato la sfinge. Questo è un gatto che parla tedesco. All'alza, è arrivato! We can finally do it! Possiamo finalmente farlo! Questo posto è stato creato per risolvere il mistero dei gatti. Ora abbiamo bisogno di milioni di dati e macchinari complicati. Al lavoro, ok. E abbiamo sbloccato, distruggendo la cosa, questa cosa, un pila di materiali che recuperiamo. Abbiamo il Science Lab. In che cosa consiste? Dobbiamo ricercare il Cotton Collector al monumento. In pratica, Cotton Collector lo ricerchiamo spendendo del materiale, e in pratica andiamo anche a spendere una sorta di valuta, che sono dei piccoli permessi. L'abbiamo ricercata subito, adesso vi spiego. In pratica ogni volta che un gatto viene soddisfatto, in quel caso in quel negozio tutto 1 euro, ogni volta che vendete soddisfatto una richiesta,
vi viene, venite pagati una moneta. Questo laboratorio di scienza ogni due monete butta fuori un articolo scritto che serve, che servono per anche alcune ricerche, insomma, più ovviamente materiali. Quindi quello che dobbiamo fare ora è craftare un cotton collector, che come abbiamo visto su Satisfactory, come abbiamo visto su, soprattutto su Dyson Sphere, sono le cose di piattaforme di crafting. In questo caso io vado a piazzarla, vedete che abbiamo una destinazione e una raccolta. Insomma, possiamo andare a piazzarla dove meglio crediamo, ci dobbiamo spostare ovviamente. Ok, vedete che in questo caso va a prendere, raccoglie da queste piante che poi ridaranno frutti perché una volta raccolte ricominceranno a germogliare e fiorire, vanno a questa macchina lavora il cotone, crea il gomitolo viene stipato qua e viene venduto tutto. Adesso al momento è tutto finito, però adesso, adesso il gatto è stato soddisfatto, anche questo, vedete, ne chiedeva uno, è proprio felice, però qua al momento è finito. Dobbiamo cercare lo Yarn Ball Maker. Quindi andiamo alla ricerca, si può anche cliccare qua e andiamo a ricercare lo Yarn Ball Maker, che è questo. In modo da poter ottimizzare, vedete che qua inizia, ogni moneta ne produce, un blocco, insomma, un blocco scritto. Ok, abbiamo già completato la ricerca. In questo caso costruiamo un Ball Yarn Maker, che è questo. Ne abbiamo fatto un altro, insomma, quindi dobbiamo andare a ottimizzare la ricerca, perché vedete che i gatti poi iniziano ad essere gatti diversi, possiamo anche andare a toglierli da lì, insomma, però vedete che ogni gatto è fatto adesso in modo diverso, ed è questo che intende probabilmente il gioco comprendere i gatti, perché ogni gatto chiederà una cosa diversa e quindi dovremo andare a produrre una linea diversa che separa i gatti in base a quello che hanno, di cui hanno bisogno. Costruiamo un Boolean, l'abbiamo fatto, lo posizioniamo, quindi in questo caso possiamo piazzarlo qui, secondo me. Abbiamo un sacco di cose che possiamo, a cui possiamo accedere dal menu principale di gioco, c'è una serie di cose che ci spiegano il funzionamento del machine learning e così via. Possiamo andare anche a ricercare cose che ci serviranno per lo smaltimento. In questo caso voglio fare un manipulator, lo ricerco. In questo caso vado a piazzare dalla raccolta magari un qualcosa che mi va a creare. Vedete, adesso inizio a creare. Ok, mi fa il... posso andare a cambiare un blocco e voglio farlo di là, però non me lo fa fare perché devo demolire questo. Vedete che adesso possiamo andare a ruotare l'affare qui e questo lo demoliamo magari... no, mi stava demolendo tutto. Ok, devo ancora capire esattamente come funzioni tutto la lambaradam, però ok, è così. Ok, e abbiamo fatto questo. Adesso aspettiamo che completi la nostra ricerca, dovrebbe averla già fatta. No, tra poco, venderà ancora un paio di cose e andrà avanti. Queste sono le varie cose, si va avanti a fare l'Amber Mill, il Drill, quindi il Cut Store. Il Cut Store è un'altra cosa importante da fare, quindi la faremo dopo, quando avremo finito qui. Perché potremmo andare a produrre varie merci e venderle a prezzo superiore da 1 euro. E quindi dovremo imparare a ottimizzare il tutto dando magari accesso a un determinato tipo di gatto. Ed è quello che intende anche lì probabilmente il gioco, distinguere i gatti, distinguere da quei gatti che vogliono pagare una moneta da quelli che invece vogliono pagare di più. E quindi bisogna analizzare anche quello. Adesso faccio un po' di questi. Dovrei aver finito la ricerca. L'abbiamo fatto, il manipulator, l'abbiamo ricercato, quindi adesso cerchiamo il Cut Store, che è un obiettivo anche del tutorial di adesso. Facciamo anche questo, il manipulator, che voglio capire un attimino perché l'ho già provato ma non mi ricordo come funziona. Allora, la rotazione dovrebbe essere così, vedete, lui trasferisce le cose di qua, vanno di là e ne producono un altro. Quindi in questo caso abbiamo aumentato la nostra ricerca, la nostra produzione, perché abbiamo due di questi che sono comunque autoalimentati, quindi abbiamo un'introduzione ancora più efficiente di quei cosi lì.
Adesso aspettiamo che faccia la ricerca anche del cat store, così in modo da poter vendere qualcos'altro. Intanto stiamo producendo un po' di cose, ovviamente non è molto efficiente ora la vendita perché abbiamo solo un negozio che tra l'altro vende soltanto a io dico un euro, ma in realtà a un affare qua. Io però ho delle cose nello zaino, delle balle di queste qui, di gomitoli, e gliele ho buttate dentro. Ovviamente adesso non è ottimizzato perché se un gatto vuole 6 palline gliele diamo a una, e se ne vuole una gliela diamo comunque a una, quindi non è proprio propriamente ottimizzata come cosa. Però vabbè, intanto qua 8 su 25 dobbiamo aspettare. La wiki, come vi dicevo, ci spiegano che cosa servono ogni singola cosa, dal monumento e così via. Abbiamo anche dei video che ci rimandano al canale degli sviluppatori, che ci consentono di creare effettivamente che ci consentono di capire che cos'è il machine learning, che poi magari Ossian Caster potrà spiegarmi, magari lui che si è un po' più del ramo. Qua ci sono altre cose, transporter debris, io prendo tutto, che qua comunque non fa mai male raccogliere un po' di cose. Qua abbiamo un po' di roba, quindi apple tree, è tutto in miniatura, piuttosto in miniatura, quindi vedete che sto raccogliendo della frutta, anche del legname contemporaneamente. Ora torniamo su, vediamo quanto manca. Non dovrebbe mancare moltissimo, 12 su 25. Adesso vado a depositargli un po' di cose, gli deposito altri due di questi. No, ho recuperato un bel po' di roba, infatti la vedete qua. Voglio crearmi un'altra factory ancora, in modo da ottimizzare di più, ancora di più. E vediamo, perché fare una linea unica sarebbe l'ideale. Quindi magari adesso vediamo come possiamo fare. Allora, questa è l'introduzione. Ok, mettiamo uno di questi, lo splitter, no, lo splitter non è quello che ci serve il manipulator, che butta qui, e gli mettiamo uno di questi. Ok, e quello lavora, dopodiché buttiamo tutto in uscita, così, e vediamo se riusciamo a fare un altro di quei cosi manipulator che spostano tutto di là, così che magari riusciamo a fare qualcosa. Adesso manipulator, ok, vediamo se funziona. Sì, direi di sì, diciamo che ormai abbiamo ottimizzato abbastanza la produzione. Ottimizzato una parola grossa, insomma, stiamo andando anche abbastanza bene. Dopo sostituiremo il negozio con un negozio che può magari essere in grado di vendere perlomeno il gomitolo a un prezzo superiore, perché qua vedete che c'è questo schermino che ci consente poi di settare il prezzo, ma è quello che potremo fare nella fase successiva, cioè nella fase del quando avremo sbloccato il cat store. Poi diamo un'occhiata a cosa si può sbloccare: il sharpener maker, che è quello che raffina, diciamo, il box maker, quello che fa le scatole, perché i gatti piacciono i gomitoli e le scatole, il science lab, che non so cosa sia, per la produzione di ulteriori, ok, cose per la ricerca, cat store, linear regression, usa la matematica logica per predire l'optimal price, i prezzi ottimali, l'accoglitore di mele, di cose, cioè è simpatico, è il termine che io direi giusto di questo gioco. Tra l'altro si arriva fino a questo punto e si può andare avanti, ovviamente. Intelligenza cactificial, cioè praticamente una intelligenza artificiale dei gatti, felina. E dicevo, comunque, sarà disponibile tutto questo più avanti con l'early access, quindi vediamo. Ma dobbiamo fare wood 5 e me ne serve un 10 e metal 10, quindi andiamo a prenderci un po' di wood e un po' di metal, che facciamo il negozio e andiamo a ottimizzare i nostri guadagni. Tanto stiamo comunque accumulando del denaro mentre siamo via. Il livello, la mappa è quest'isola. C'è questo mare disegnato sui bordi, oltre cui al momento non si può andare. È un gioco in early access, quindi dovremo aspettarci diversi aggiornamenti, però
Possiamo farlo, sì. Cat store. Ok, e andiamo a farlo. Poi adesso settiamo già magari la ricerca prossima, che potrebbe essere Smart Cat Store. È smart perché può segnare automaticamente i prezzi. Quindi praticamente noi adesso piazziamo il negozio al posto di questo. Ci piazziamo il Cat Store. Tecnicamente, adesso vedete che si apre, loro potrebbero chiedere altre cose. Vedete, il gioco si complica adesso perché uno di loro magari ha bisogno dei gomitoli, ma un altro magari può avere bisogno di gomitoli e altre cose, e le merci, vedete, possiamo settare i prezzi. Tra l'altro iniziamo anche a raccogliere i dati, possiamo aumentare i prezzi delle varie merci. Qua abbiamo un grafico di quello che chiedono loro in base a, appunto, all'analisi. Quindi il gatto di un certo colore potrebbe preferire acquistare quello che, diciamo, accarezza il pelo, insomma, pettina il pelo. Alcuni solo le balle qui di cose, insomma, e così via. Ovviamente non abbiamo questo. Per fare quello dobbiamo produrlo, ma non ho la minima idea di come si faccia a produrre quell'affare lì. Probabilmente nella ricerca troveremo anche lui, e dovrebbe essere lo sharpener. Questo fa le corde, quindi anche lì un'altra cosa per cui i gatti vanno pazzi, le corde. Cat sorter, questa è una macchina in grado di separare i gatti, quindi possiamo iniziare, analizzando i dati, capire come dividerlo. Questo, eccolo qua, questo è quello che permette di creare quella macchina lì. Chissà poi quali materiali saranno richiesti per farlo, però insomma iniziamo già a ricercare una cosa di questo tipo. Vedete quanto stiamo vendendo nell'ultimo periodo, stiamo andando anche abbastanza veloci con la ricerca, però quello che al momento possiamo fare è questo. Diamo un'occhiata per 2-3 secondi che cosa chiedono. Lui chiede 2 di legname, che è finito. Lui chiede 6, sono finiti. E non ne prende, questo è uno invece, ce l'ha disponibile. Infatti in inventario ne abbiamo uno. Io gli butto dentro anche del legname, magari facciamo contento anche qualcuno. Buttiamo dentro anche del metallo, che magari ne abbiamo 176. Ne butto dentro, vediamo se riesco a dividerlo in qualche modo. No, gli butto dentro 25 di materiale. Ok, quindi vediamo adesso se riusciamo. Due li abbiamo, perché ne abbiamo 9. 2 di metallo, sta andando benissimo adesso. 6 non ne abbiamo, 2 ne abbiamo. Il gatto qui, ok. Questo vuole addirittura di questo vuole. Ah, ok. Voleva anche del cotone. Quindi in questo caso apprendiamo anche che alcuni vogliono quello, quindi possiamo andare magari a creare un sistema in grado di estrarre un pochino di questi. Magari mettiamo uno che porta poi tutto di qua. Ne faccio un altro in modo da piazzare altro. E poi ottimizzeremo magari piazzando, quando avremo una grande produzione di cose, magari di poco valore, il negozio per vendere. Devieremo alcuni gatti anche nel negozio a un dollaro, un euro, insomma. Quindi le merci magari che produciamo tanto qui, cose che produciamo tanto. Adesso stiamo iniziando a smaltire anche tanti di questi. Vedete, quando qua è pieno, qua lo lascia andare avanti, qua invece lo prende, poi a breve sarà pieno, quindi questo lo lascerà andare avanti. E in questo caso vedete va avanti, lo prende, lo metterà lì. Però in questo caso no, questo sta faticando un pochino, perché sono veramente troppe le macchine che buttano lì. Quindi possiamo pensare anche di eliminare questa, in modo da, in questo caso vedete, mandare in produzione anche questo. Ok, sì, oddio, la logica era quella di portare del cotone, però del cotone ormai non
dobbiamo ottimizzarla meglio, insomma, ecco, riassunto in breve questo che bisogna fare. Vediamo la ricerca come va, ma stiamo andando anche abbastanza velocemente. Ovviamente poi, sì, la fabbrica di corde si possono fare, la scavatrice, si va avanti con appunto quello che accarezza il pelo, quello che fa le scatole, il laboratorio di scienza, questo non c'è ancora, il cazzo per la divisione dei gatti, long manipulator non so cosa sia, muove oggetti e gatti in base a li raggiungere li porta più lontani ancora, il raccoglitore di mele, quindi la possibilità di raccogliere cibo rapidamente, non che serve al cibo ma serve poi per come merce di scambio, questo che fa pillow maker, quello che fa i cuscini per i gatti, e questo invece produce case per gatti. Qua abbiamo il cibo per gatti, il monumento che è un prototipo, qua sotto abbiamo il quadri splitter, cioè prende uno e divide per 4, che sarebbe la soluzione ancora più comoda, questo divide per 3. E poi abbiamo anche quello che è qui, che divide per 2, che possiamo andare magari a prendere, che sarebbe anche più comodo di quello che già sta facendo qui. Quindi possiamo far così, demoliamo questo, qua ne divide uno sopra e uno sotto, e possiamo prendere, demolire questo, questo lo prendiamo e lo facciamo magari qui girato così. Quindi vedete che uno va dritto e uno va di là, lo gestisce lui in automatico, uno va sopra, uno va sotto. Quindi uno è uno ed è più equo di questo sistema qui, che in effetti manda avanti soltanto se qua è pieno, se no vedete che adesso va di qua, quindi il sorter può essere interessante. Abbiamo i magazzini pieni qua, ma in realtà non sembra essere neanche un problema, perché sta andando tutto piuttosto bene, quindi molto bene. E questo adesso non funziona, in pratica servirebbe un altro sorter anche qui, un altro splitter, scusate, però vabbè, adesso non possiamo farlo. Stiamo andando anche discretamente bene, eravamo a 52, siamo a 62, sta andando bene, quindi a breve poi avremo anche lo smart cut store, che a differenza di questo, dove noi possiamo andare a settare i prezzi, in questo caso adesso io aumento, con un click aumento tutte le merci di uno. I gatti grigi io ne conosco e sono abbastanza cattivelli, e quindi ai gatti neri, ai gatti grigi si vende di più, anche se sì, e col tasto destro vedete abbassate il prezzo. Vediamo se c'è qualche gatto grigio che si ribella. Adesso sta per entrare adesso il gatto grigio e si spaventa, voleva pagare 6, vedete che tanti rimangono, si spaventano dal prezzo, esce proprio la faccina che urla, alcuni invece sono contenti. Vedi, quello lui dice max, ed è un altro dato che noi stiamo accumulando, perché sappiamo che quel gatto lì non spenderebbe mai più di tot. Poi come andare a vedere questo dato? Probabilmente dovremo sbloccare in futuro degli edifici che ci daranno questi dati. Al momento, oltre che il blocco note, non ho altre idee, insomma. Questo cavo, vedete, collega il reddito del negozio con il Science Lab, che praticamente ogni tot soldi che noi guadagniamo li va a rivendere. Al momento non abbiamo nulla, vedete, adesso abbiamo aumentato un po' i prezzi, però vengono subito trasferiti i fondi di là, quindi dovremo un attimino capire chi che cosa acquista, a quanto massimo. Quindi sappiamo che il gatto grigio trova eccessivamente costoso il gomitolo, glielo abbasso a 2, vediamo se il gatto grigio compra. No, lo pagherebbe massimo 6. Quindi lo vorrebbe pagare uno, quel gatto lì nello specifico. E anche il gatto rosso, per un gatto con gli occhiali, ha pagato. Quello bianco ha pagato non voleva pagare 2 il cotone. Oddio, il cotone, poi magari possiamo anche pensare di venderlo praticamente a 1 per tutti. Anzi, per il gatto rosso il cotone lo diamo comunque sempre a 2. E il gomitolo non lo pagano tutti. Vedete che non stiamo più fatturando, perché abbiamo alzato i prezzi in maniera eccessiva. Il gomitolo, dai, una cosa primaria, quindi lo vendiamo così. Però facciamo che il legname lo teniamo in vendita così, così almeno
l'aver toccato questa cosa ha portato. No, beh, 93. Più monete fate, più ottenete quelle paper, insomma, quegli articoli scritti dal laboratorio scientifico che ci consentono di progredire con la ricerca, che alla fine è questa. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco sui gatti. Lo salvo perché è figo, figo davvero. Come vi dicevo, qua avete la community con la possibilità di andare a vedere varie cose, la possibilità di andare nella sezione education dove ci sono video, ci sono wiki, ci sono istruzioni sul linguaggio di programmazione Python che io avevo letto, avevo comprato un manuale anni fa, che è carino come sistema, non è troppo difficile. Prove pratiche, cioè prove appunto di esercizi, codice, stessa cosa. Quindi vi dice anche che comunque uno specialista in machine learning guadagna 144.000 dollari l'anno. Quindi, insomma, fatemi sapere. Forse con questo video mi pare di aver letto qualcosa che mi daranno magari un nome nei credits. Non lo so, vedremo. Intanto, Learning Factory era questo. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!